Beh, prego, Corriere dello Sport, presidente Lucio Antonio Guido. Buonasera. Ciao. Ciao. Ti ho visto giocare 4 minuti. Non ho capito, mi scusi. Ti ho visto giocare 4 minuti da mandato in campo Nicola contro il Pescara. Sì, sì, sì. Ho giocato anche non il mio ruolo, ho giocato un po' esterno, non da centrocampista. Servivo in quel momento in quella zona del campo e sono messo a disposizione della squadra. La fine di un amore a Crotone? Sì, diciamo un amore, sono stato benissimo e tutto, però era il momento di cambiare, fare una scelta magari secondo me più importante, visto la piazza come Bari, e venire a giocare anche scendendo di categoria e mettermi in mostra. Meglio in B che per ultimo in A, no? Secondo me sì, soprattutto se la piazza è Bari, sicuramente meglio in B. Ti ha dato qualche consiglio Nicola? No, Nicola mi ha parlato molto bene di Bari, come Manuel Caciccia e il prof Gabriele. Mi hanno parlato molto bene, mi hanno detto vai là, si sta bene, poi si mettono subito a disposizione le persone, per cui mi hanno dato ottimi consigli. Ma tu con Juric giocavi in maniera diversa rispetto a come impiegava? Sì, con Juric giocavamo 3-4-3 a 2 a centrocampo, per cui invece Nicola giocava 4-3 a volte e 4-4-2. Tu giocavi a sinistra? A volte a sinistra, a volte in mezzo al campo, dipende dove serviva. Le prime 8 partite diciamo che ho giocato di più, sempre titolare, ho giocato sempre in mezzo al campo. Poi ogni tanto mi faceva entrare, giocavo sia esterno che in mezzo. Ma ti senti più mezzala o più mediale? Ma posso fare tutti e due i ruoli. Io nasco mezzala. L'anno scorso con Juri ho fatto benissimo a 2 a centrocampo, per cui posso usufruire tutti e due i ruoli. È durata un po' questa trattativa, non vedevi l'ora di arrivare, perché il tuo nome a Bari si stava facendo ormai da 2 settimane. Sì, io non vedevo l'ora di arrivare, anche perché parlando con Sogliano mi ha parlato, da come mi ha parlato per il progetto che c'è, mi ha subito convinto, per cui non ci ho pensato due volte. In realtà ti eri stancato di aspettare, perché tu eri d'accordo, era il Crotone che non mi mollava. Io ero d'accordo e il Crotone non mi mollava e finalmente ora siamo qua. Hai guardato la partita contro Cittadella? Sì, ho guardato la partita contro Cittadella, peccato perché avevamo una grossa opportunità di fare punti e portarci magari a meno 7 dalla seconda. Però vabbè, guardiamo avanti. Come? Ti sei spaventato a vedere col Bari? Ma no, perché ci può stare una partita magari che è storta, perché comunque è un po' tutti quanti, per cui non è magari un singolo, un po' complessivo della squadra, per cui ci può stare una giornata no. Senti, che c'è il clan dei napoletani? Ho visto. Maniera napoletana, tu sei napoletano. Infatti mi sono trovato subito a mio agio, perché subito con Floro e con Riccardo Maniero subito ci siamo messi a parlare, anche Maniero conoscevo già, per cui subito mi hanno fatto sentire come a casa. Lo conoscevi in maniera, ma adesso stenti a riconoscere. Perché? Non segna mai. Vabbè, ma l'attaccante è così, ci sono le annate che magari fa 20 gol e le annate che ne fa un po' di meno. Purtroppo gira o non gira per l'attaccante. La tua condizione atletica innanzitutto, visto che non hai giocato molto dall'inizio del campionato, per cui sei pronto per i 90 minuti subito? Sì, la mia condizione fisica, atletica è ottimale, per cui adesso bisogna solo mettere un po' di minuti nelle gambe e piano piano salirà sicuramente la condizione. Oggi il tuo allenamento come è andato? Molto bene, molto bene. Mi sono trovato subito bene con i compagni. È chiaro che all'inizio nei movimenti e cose c'è ancora da imparare un po' quello che chiede il mister, però come primo impatto molto positivo. Ed è l'ultima volta in Italia, è andata molto bene, no? Come si riesce a fissare quel traguardo? Perché insomma l'obiettivo in questo momento sembra essere un po' diverso anche rispetto ai playoff. Ma ci sono ancora 20 partite da giocare. L'anno scorso abbiamo fatto un'annata incredibile perché siamo partiti per salvarci e ci siamo trovati man mano sempre più su, per cui ci abbiamo creduto. Invece quest'anno qua col Bari dobbiamo cercare di vincere più partite possibili. NB non conta più
magari il nome dei giocatori e tutto, ma la cattiveria e l'agonismo che mette in campo ogni sabato. Ci ricordai quella partita che è un po' rocambolesca, no? Che poi nel finale? Com'è? La partita di Bari dell'anno scorso, del San Nicolo. Abbiamo vinto, noi avevamo vinto una gran partita, per cui mi ricordo il gol di Martella, che è un mio grande diciamo amico. Noi parlando del Crotone, però. Come? Diciamo noi parlando del Crotone, però. No, vabbè, l'anno scorso si riferisce all'anno scorso, adesso per quello. Hai da farti perdonare però qualcosa di così andare. L'anno scorso un gol in Serie B contro il Bari. Uno solo, adesso speriamo di farne tanti altri con la maglia del Bari. Ma sei anche rigorista? Sì, volendo sì, però lascio agli attaccanti, soprattutto adesso c'è Floro Flores, per cui sicuramente avranno più bisogno di fare gol. Senti, con Nicola che è successo? Tu sei partito di dove? Hai giocato 6-7 partite più o meno all'inizio? Sì, ho giocato le prime 7 titolari, poi sono le scelte che ogni mister magari fa. E... Crotone e Genoa c'è? Sì, 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 ho giocato le prime 7 partite tutte titolari. Poi non so che cosa è successo, boh, sarà il rinnovo, magari non rinnovando il contratto, non lo so, le dinamiche della società, magari ho per scelte del mister e sono stato un po' accantonato, entravo ogni tanto. Almeno tu sei ancora molto giovane, cosa significa arrivare a Bari? Perché nella tua carriera, al di là insomma dell'esperienza in Serie A, eccetera, questa è la prima esperienza in una grandissima città. Sì, significa che arrivare qua con grande entusiasmo, voglia di mettermi in mostra, più carico di prima e magari rilanciarmi andando magari in Serie A col Bari. Altre domande? Col Perugia una gara importante, tosta, una specie di pareggio per i playoff, che troverai anche i tuoi ex compagni di squadra, credo Jacopo Dezzi. Che giocatore era? No, Dezzi secondo me è un gran giocatore, può arrivare benissimamente in Serie A, infatti questa sezione di mercato l'hanno cercato molte squadre di A. Niente, noi dobbiamo fare la nostra partita, quello che chiederà il mister, e cercare di sfruttare queste due partite in casa per fare il massimo dei punti. Va bene così? Grazie, grazie. Grazie a voi.